La Croce Bianca di Chagall è tra le opere più significative del percorso espositivo. Prestigiosa ne è la provenienza, l'Art Institute di Chicago, e per noi motivo di grande vanto è il fatto che sia giunta per la prima volta in Italia in questa circostanza. L'opera ha come fulcro una croce alla quale manca il braccio superiore, che accoglie un Cristo pallido e giallognolo, un Cristo sofferente ma che non porta i segni drammatici della terribile crocifissione. È un Cristo particolare che ha sulla testa non la corona di spine, bensì un tessuto che lo avvolge e al posto del perizoma un tallit, ben riconoscibile il tipico scialle della preghiera ebraica. Inoltre ai piedi del crocifisso è una menorah, una lampada a sette braccia, antico elemento simbolico della tradizione ebraica. È quindi un Cristo che si identifica e si qualifica immediatamente per la sua natura ebraica. È avvolto da un fortissimo raggio di luce, ma attorno a lui si svolge una tragedia che si compone in vari elementi e varie figure che nella loro dispersione contribuiscono a dare un senso di drammaticità e di scompiglio. Sulla destra è un soldato con un abito scuro e gli stivali che esulta per l'incendio di una sinagoga in fiamme, i cui libri, le sedie e l'arca sono rotti e gettati a terra. In basso un uomo con un sacco sulle spalle fugge, mentre un rotolo della Torah è di nuovo in fiamme. E forse l'immagine più toccante, una madre che abbraccia e protegge il proprio figlio, scappa quasi come se volesse uscire dal quadro. Sull'altro lato, in alto, è un villaggio distrutto, le case sono in maniera quasi espressionista capovolte. Per l'arrivo anche dell'Armata Rossa, il cui significato, il cui ruolo in questo quadro non è stato ancora puntualizzato e chiarito, probabilmente ha un valore positivo. Ad ogni modo, da questo villaggio devastato, gli uomini fuggono in due maniere, o in barca, riempendo un barcone di profughi, oppure a piedi. Tra coloro che fuggono a piedi è un uomo che protegge un rotolo della Torah e un altro che ha davanti a sé un cartello che recava la scritta «Io sono un ebreo». Ad ogni modo, individuando e riconoscendo tutti questi elementi, è immediato intendere come l'opera cali il soggetto immediatamente nella storia del suo tempo. Un disegno la riporta al 1937 e la data al 1938 richiamano immediatamente i fatti tragici di quegli anni e le persecuzioni contro gli ebrei. Il valore che per noi ha quest'opera, al di là dell'evidente richiamo interculturale, interreligioso, sta anche appunto nel forte intensità di valori e di significati universali che il soggetto sacro è in grado di trasmettere e forse in questo caso anche abbastanza attuali. In ultimo, la possibilità di vedere direttamente un'opera come questa, oltre che consentirci dunque di analizzare tutti gli aspetti e la complessità di contenuti e di aspetti che racchiude, è anche quella di apprezzarne la qualità formale, di cogliere appunto quella pittura che in certi punti si fa magra e asciutta tanto da lasciar trasparire la tela, mentre in altri si fa scabra e rugosa, quasi sofferente.